il lavoro dei rider è il lavoro di tutti per due motivi fondamentali. Il primo perché si tratta di un lavoro estremamente precarizzante, diciamo che lo possiamo considerare quasi l'ultima evoluzione del capitalismo, come se un barista venisse pagato fondamentalmente per ogni caffè che serve al bancone. E dall'altra parte si tratta di un lavoro in cui la tecnologia è sempre più pervasiva e sono sempre esistiti dei meccanismi di controllo rispetto al lavoro, però i nuovi strumenti permettono un controllo che non è mai stato così pervasivo. I rider vengono monitorati pedalata dopo pedalata. L'azienda riesce a sapere non solo la loro esatta collocazione geografica con latitudine e longitudine, ma anche la velocità con cui stanno andando e il livello di carica del loro smartphone. Dati che, come documentato da una recente ricerca condotta da un laboratorio che si chiama Tracking Expose, vengono raccolti anche fuori dall'orario di È un lavoro. modo che non perdona, insomma, questo qui, quello dei rider. È un mondo che non perdona, infatti ci sono stati, insomma, gli incidenti sono all'ordine del giorno, ce ne sono stati molti anche mortali, purtroppo ce ne ricordiamo solamente nel caso di tragedie, come succede per tante altre vicende. E anche a livello assicurativo i rider diciamo che non sono coperti in maniera totale. Finalmente nel 2019 si è arrivati a una copertura assicurativa nazionale, quella per l'INAIL, però vale solamente nel momento in cui il rider è in consegna, cioè da quando riceve l'ordine sull'app a quando poi va al ristorante e la consegna a casa del cliente. Se paradossalmente si fa male cadendo dalle scale della casa del cliente, sono fatti suoi, la copertura assicurativa non vale. I lavoratori stanno attraversando un periodo molto molto difficile, determinato dal fatto che nel corso degli ultimi 40 anni sono cambiate le leggi e le leggi sono cambiate in senso peggiorativo rispetto alle tutele dei lavoratori, sia per quanto riguarda le normative, sia per quanto riguarda tutto ciò che è il salario delle lavoratrici e dei lavoratori. Io ho scritto un libro sul precariato. Il precariato è possibile perché ci sono le leggi che permettono alle imprese di prendere le lavoratrici e i lavoratori in modo precario e che purtroppo possano procrastinare praticamente all'infinito la durata degli stessi contratti. Così non va bene. A quel punto non è più flessibilità, ma diventa una potente arma di ricatto nei confronti di quei lavoratori che sono poi costretti a dire sempre di sì rispetto alle esigenze e alle richieste che vengono fatte dalle imprese. È chiaro che il lavoro deve dare mezzi, strumenti, soldi, vita dignitosa, ma è anche vero che non c'è malessere solo nella precarietà, c'è tantissimo malessere anche nel lavoro stabile, anche nel lavoro bello, nel lavoro intellettuale, nel lavoro che la gente ha sognato di fare per una vita. Insomma, siamo inseriti in un meccanismo prestazionale così forte che il momento di riposarci non c'è mai. E questo è un problema perché non è solo più la questione salario, che rimane, perché quando pensiamo alla povertà, in work poverty, alla povertà nel lavoro, chiaramente ci tremano la terra sotto i piedi se neanche più il lavoro ci protegge dalla povertà.